Casal Sollievo della Sofferenza prova ad uscire dalla crisi con un nuovo piano strategico. Presentato questa mattina dal direttore generale dell'ospedale di San Pio, Gino Gumirato, il rilancio, che prevede un nuovo importante investimento di circa 19 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa e la revisione del sistema dei tetti alle prestazioni per esempio la radioterapia, la medicina nucleare e la dialisi. La nuova programmazione presentata dunque dal direttore generale, chiamato dalla Santa Sede a riformare l'ospedale di San Pio, prevede anche investimenti per tecnologie sanitarie, tra cui l'acceleratore lineare di ultima generazione con intelligenza artificiale. Punto fondamentale è quello relativo al personale. Gumirato garantisce che non ci saranno licenziamenti, ma solo un utilizzo intelligente del turnover tra pensionamenti e nuove assunzioni. Per quanto riguarda i servizi, poi, non ci saranno esternalizzazioni. Alcuni dei punti fermi del piano strategico di Casa Sollievo sono stati proprio illustrati oggi in conferenza stampa e ieri ai sindacati. La riduzione del personale, che avvicinerà l'organico agli standard regionali, avverrà in modo naturale e graduale grazie ai pensionamenti in programma nel corso dei prossimi anni, che garantiranno una riduzione notevole dei costi e alla contemporanea assunzione, dove sarà necessario, di nuovi profili. Fondamentali saranno anche le politiche che porteranno a ridurre del 25-30% i giorni di degenza medi di ricovero e che permetteranno dunque di aumentare il tasso di occupazione dei posti letto, passando dall'attuale 70% al 90%. L'effetto di questo nuovo approccio sarà dunque la riduzione nel triennio dei posti letto, un uso più efficiente dei posti letto accompagnato da un notevole aumento dei servizi sanitari per i cittadini. Alla Regione Puglia, inoltre, Casa Sollievo chiede un incremento dei posti letto di terapia intensiva per lungo degenza e di contribuire all'assistenza territoriale avviando l'ADI, l'assistenza domiciliare integrata. Anche per quanto riguarda i rinnovi dei contratti del personale non medico e non dirigente, la proposta avanzata ai sindacati è quella di liquidare gli arretrati del 2019 nel mese di marzo 2023 e di procedere con l'adeguamento contrattuale totale a partire dal prossimo mese di aprile, liquidando gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo a maggio, agosto e ottobre 2023, con un investimento nei confronti del personale di oltre 6 milioni di euro.